Buonasera, siamo qui nella sala del gruppo Alpini di Malnate che molto volentieri ospita questa presentazione di questo nuovo gruppo di volontari che si propongono di fare del volontariato alla cittadinanza che ha determinati problemi, un volontariato di vicinanza. Io sono capogruppo del gruppo di Malnate e volevo cogliere l'occasione, non mi dilungo oltre, per dare all'amministrazione comunale attraverso l'assessore ai servizi sociali il libro verde della solidarietà del 2018 che presenta tutti i lavori che sono stati fatti dall'ANA, Associazione Nazionale Alpini, in tutto il territorio e anche in Malnate. Questo è una cerimonia che avviene tutti gli anni, lo si consegna al sindaco, ma per l'occasione la consegniamo all'assessore e ai servizi sociali. Grazie. Passo la parola direttamente alla signora Munari. Grazie, grazie Carlo. Buonasera a tutti. Ringraziamo di nuovo ovviamente la sede degli Alpini perché ci ospita. E siamo qui per annunciare ufficialmente che la nostra associazione da martedì parte con degli utenti programmati, delle uscite programmate. E quello che volevo assolutamente puntualizzare, intanto ringraziare il signor Maurizio Ghiraldi, che è il marito della presidente seduta qui accanto a me, che ha svolto tutto il lavoro burocratico che è stato immane per un anno intero e finalmente siamo riusciti ad arrivare alla conclusione. L'associazione chiaramente è tutelata in toto sia come associazione, come volontari, come soci volontari, nei riguardi degli utenti, è stato fatto tutto in forma regolare e quindi siamo contenti di poter finalmente partire sul territorio di Malnate per quelle esigenze che sono necessarie per determinate persone. Senza togliere assolutamente nulla a tutte le associazioni che operano sul territorio malnatese nel migliore e più assoluto dei modi. La Presidente adesso dirà qualcosa anche lei. Grazie. Buonasera, io sono la Presidente, mi chiamo Marika. Come vi ha già spiegato Carla, siamo sul territorio da martedì e speriamo di operare nel migliore dei modi. Siamo alla ricerca di tutti i volontari che possano in qualche modo aiutarci a svolgere nel migliore dei modi la nostra, chiamiamola, attività. Carla ha già spiegato tutto, quindi non mi resta che ringraziare nuovamente gli Alpini e sperare che questi volontari arrivino numerosi. Grazie. Le esigenze che noi abbiamo riscontrato sul territorio, facendo anche delle indagini anche demografiche, ci siamo accorti di quanta popolazione anziana ci sia a Malnate che ha bisogno di essere accompagnata nelle loro varie attività e che per varie ragioni, ma non per mancanza di buona volontà, i familiari qualche volta non riescono a fare. Quindi abbiamo interagito con diverse modalità per riuscire a capire effettivamente quali sono le necessità delle nostre persone anziane, più o meno anziane, perché possono esserci anche delle persone che non sono così tanto avanti negli anni, ma che hanno comunque delle necessità di movimento e che non possono in qualche modo usufruire dei mezzi pubblici. Ma Maria Croci, sicuramente assessore ai servizi sociali, ci dirà più precisamente quali sono le esigenze della popolazione malnatese.
Buonasera a tutti, io prima di tutto voglio ringraziare il gruppo degli Alpini che ci ospita per questa serata, ospita questa neo-associazione che si chiama Dai una mano e che già di per sé dice tante cose. Io in qualità di assessore agli anziani raccolgo questa loro proposta in modo molto favorevole e con molto piacere. Ringrazio Carla Munari che ha avuto quest'idea, che ha stimolato Maurizio Ghirardi, che si è impegnato tantissimo in un'indagine appunto sul territorio e Marika Lamera che è appunto il presidente di questa neoassociazione. Malnate ha 16.800 persone circa, di cui 2.002 sono anziani al 30 di settembre di quest'anno, che superano i 75 anni. Vuol dire veramente una bella fetta di cittadinanza che comincia ad affrontare le prime difficoltà. Quello che emerge principalmente è la solitudine, molti anziani sono proprio soli. Abbiamo inviato una lettera circa un 6 mesi fa proprio per raccogliere e raggiungere quelle persone sole e sono veramente tante. Di fatto oltre alla solitudine si trovano anche a dover affrontare le fragilità dell'età, per cui questa risposta che loro vogliono dare credo che sia veramente molto importante. L'accompagnarli a delle visite, l'accompagnarli a dei controlli, a degli esami del sangue, a volte appunto hanno anche i figli ma non sempre hanno la disponibilità, per cui questo va davvero a rispondere a queste esigenze delle persone. Anche una passeggiata a piedi sotto braccio, questo davvero vuol dire tanto per le persone che sono sole e in difficoltà. Concludo con una riflessione, mi auguro che ci sia una buona risposta da parte della cittadinanza per dare il loro contributo come volontari, anche perché potrebbe avvicinarsi anche alla proposta che avevamo fatto circa un anno fa del custode sociale, cioè delle persone che siano attenti alle persone anziane vicine a loro. Questo potrebbe magari essere alimentato dai volontari che potrebbero rispondere alla vostra associazione e creare davvero, fare più rete di solidarietà per tutti. Grazie.